abbiamo visto in questi giorni orde, perché non potrei definirle diversamente, di gente che è andata in giro per l'Italia a cantare Om. Non è una cosa intelligente e può essere anche molto dannosa, anche perché uno è energia inqualificata, quindi Om a chi? Butti la tua energia fuori, a chi la mandi non si sa, assoreta, non si capisce. Vi preoccupate che chi la mangia quell'energia nell'astrale ce n'è così, cioè un catering astrale, come abbiamo detto altre volte, di quelli stratosferici. Poi, altra cosa che definisco assolutamente pornografica, e sono gentile oggi, e sono gentile, è avere reclamizzato su YouTube un sacco di siti con la scritta OM OHM. Allora, OHM, OM scritto in quel modo, è l'unità di misura dell'impedenza elettrica. O erano raduni di elettricisti, no? Ma allora potevano fare ohm, volt, ampere, le dicevano tutte e tre, no? E almeno c'era una Trimurti, no? Dell'elettricista, ohm, volt, ampere, no? A Firenze lo stesso, fortuna che mi hanno detto che la sera prima c'era andata gente che capiva veramente quattro cose e è andata a fare un rito giusto con i salmi e tutto il resto. Ma stiamo scherzando? Esce l'energia, poi dove va? Oh, è universale. Sai che magnata che si sono fatti gli arconti? Cioè, secondo me hanno visto questo e hanno fatto oh madonna quanti bocconcini sono pronti da mangiare, gnam! Perché essendo energia, ripeto, inqualificata, è come se voi preparate un banchetto stupendo e invece di offrirlo agli amici, ai parenti, a quello che volete, andate a offrirlo, che ne so, a una banda di rapinatori. Gente che non gliene è fregata mai un'emerita mazza di tutte queste materie. Su questo proprio tranquilli. Due spruzzate di New Age, quattro cristallini di incenso, come al solito, no? Il fine settimana di yogurt, perché definirlo yoga è blasfemo, perché lo yoga è uno dei sei darshana sacri dell'India, quindi non si può chiamare yoga. Però quello creativo, quello, ho visto un video addirittura ci mettevano, come si chiama, aiutami tu, la musica quella, insomma, latina, cioè la zumba, sono un cavolo che ci hanno messo per fare così. No, ma guarda, oh, ragazzi, guardatevi internet, è pieno. Puoi trovare il video integrale dell'intervista nei contenuti per abbonati. Abbonati al canale e con un piccolo contributo ci darai un grande sostegno. Puoi trovare i video seminari di Giorgio Rossi al link che si trova sotto al video nell'info box o nel nostro shopping online www.cavuresoterica.it alla voce video seminari. Aspetta! Un'ultima cosa a proposito. Acquistando da noi ci state aiutando a salvare questa realtà. Davvero. Siamo piccoli, ma non ci arrendiamo grazie a voi.